siamo molto soddisfatti perché la discarica è sotto sequestro e quindi la discarica di amianto definitivamente non si farà più in questo ex cava di Retorto, perché come avevamo detto noi qui non ci sono i requisiti per fare una discarica d'amianto perché c'è la falda acquifera fiorante e è troppo vicina ai centri abitati e dalle indagini della magistratura si vede che volevano appunto viziare il parere ambientale relativo all'altezza della falda, proprio come dicevamo noi. Quindi a questo punto siamo anche contenti che sia affiorata la verità riguardo al tentativo di corruzione e quindi il tentativo di inquinare tutti questi procedimenti per autorizzare le discariche, che sono tutti pericolosi i progetti di discarica d'amianto sul territorio lombardo. Ricordo che ci sono dei progetti in fase di autorizzazione a Treviglio e quindi questo può interessare anche la provincia di Bergamo. E ben quattro nella provincia di Pavia, a Cavamanara, a Ferrere Erbognone, a Gabolò, a Broni e in provincia di Brescia sono già state autorizzate due discariche, una al quartiere San Polino di Brescia e una a Montichiari. E ricordiamo che a Montichiari chi gestirà la discarica è la Eco Eternit e sugli amministratori della Eco Eternit sono anche risultate delle intercettazioni poco... insomma, molto preoccupanti. E la cosa che ci fa arrabbiare molto è che nonostante che la magistratura ha messo una pietra definitiva su questo progetto di discarica, ci sono ancora degli strascichi veramente poco consolanti riguardo alla politica. Noi sosteniamo da 4 anni che qui c'è un intreccio tra malaffare e politica a vari livelli e soprattutto nel corso dell'autorizzazione di questa discarica ci sono stati continui tentativi di cambiare in corso le regole del gioco. Ce ne sono esempi tantissimi in questi 4 anni e secondo noi la giunta regionale è responsabile anche del fatto che voleva autorizzare a tutti i costi in un posto non idoneo una discarica d'amianto provocando uno scempio ambientale enorme. Volevano tapparci la bocca addirittura con una querela che l'assessore al territorio, che è l'assessore alla partita per le discariche e i rifiuti, Daniele Belotti, ci ha fatto. Addirittura proprio poco prima che si entrasse nella fase finale dell'autorizzazione noi continuavamo a insistere con l'intreccio tra la malavita e politica, anche perché avevamo fatto un corposo dossier sulla Locatelli, distribuiti migliaia di volantini, pubblicato sul blog, ripreso da vari siti e l'assessore Belotti ci ha querelato perché sostiene che noi l'abbiamo diciamo abbinato alla malavita. È una cosa falsa, noi abbiamo detto semplicemente che Locatelli aveva avuto trascorsi poco rassicuranti e secondo noi tutto, quindi la partita doveva essere chiusa e bisognava fare un controllo rigoroso su tutto. Belotti invece ha detto semplicemente che i controlli sarebbero stati poi rigorosi e ci ha tappato la bocca a noi dicendo voi non dovete più parlare di malavita e voi mi avete offeso perché mi avete abbinato ai malavitosi. Noi abbiamo detto semplicemente che la giunta doveva controllare meglio gli intestatari dei progetti di discarica, quindi semplicemente non voleva che noi parlassimo degli intrecci tra malavita e politica. E adesso scopriamo che appunto addirittura pagavano i contadini che, dei terreni limitrofi alla discarica per non innaffiare in concomitanza i controlli e i monitoraggi che si fanno su delle apparecchiature speciali che avevano messo dentro la cava che si chiamano piezometri, che sono degli strumenti per calcolare l'altezza della falda. Quindi ci sono però altri anche aspetti molto, molto preoccupanti e dall'inizio del procedimento, quindi dalla fine del 2007, che ci sono stati tentativi, sia prima quando c'era il parere di valutazione di impatto ambientale che dopo con l'autorizzazione integrata ambientale, e che regolarmente la giunta Formigoni
aiutava a semplificare e accelerare questo procedimento. Ed è una cosa scandalosa che si autorizzino discariche d'amianto che sono pericolose per la salute dei cittadini del territorio. Belotti ha seguito la giunta precedente nel solco di quello che è il solito ritornello rispetto ai comitati, che devono stare tranquilli perché i controlli saranno rigorosi, che le discariche d'amianto sono necessarie e che è vero sì che ci possono essere delle alternative, tipo il riciclo dell'amianto, e però si penserà a questo in futuro, ma intanto le discariche vanno fatte. Anzi, si era speso proprio in questa provincia dicendo ai cittadini cremonesi di stare tranquilli perché avrebbero fatto tutti i controlli del caso e la discarica d'amianto andava benissimo. Forse anche perché gli avevano fatto domande tipo: ma lei è della Lega, la Lega qui non sta, che cosa fa in questo territorio? E lui ha detto sì, aveva ammesso candidamente che c'erano alcuni esponenti della Lega su questo territorio che non volevano una discarica, ma lui assicurava tutti dicendo che sarebbe stato fatto tutto al meglio con controlli rigorosissimi. Quindi adesso l'interrogativo è: come è possibile, ma perché Locatelli ha dato una mazzetta per la discarica d'amianto a un vicepresidente del Consiglio? Che cosa c'entra Nicoli? Com'è possibile che grazie a una mazzetta a un vicepresidente del Consiglio, quindi neanche adesso Nicoli non è più neanche un esponente della Giunta, lo è stato in passato, ma adesso non lo è più, ci possa essere la garanzia che un dirigente della regione faccia in fretta un parere favorevole per una discarica d'amianto? Questo è un bel quesito che penso la dica lunga sul fatto di come la politica ormai a piene mani dentro un ente locale può fare quello che vuole. È un interrogativo che poniamo a tutti i cittadini perché esigano per il futuro che la trasparenza sia fatta attraverso un controllo fatto da comitati di cittadini, quando è in ballo la salute, quando è in ballo la tutela del territorio, quando sappiamo che il pericolo di infiltrazioni mafiose, soprattutto nel traffico di rifiuti e nelle discariche, è altissimo.